Allora, siamo collegati con la senatrice Barbara Lezzi del Movimento 5 Stelle. Buonasera, senatrice. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, senta, Martina oggi ha detto che con il Movimento 5 Stelle il capitolo è chiuso e del resto lo aveva detto anche domenica in un'intervista a Matteo Renzi. Quindi? Quindi niente, noi questo ce lo aspettavamo, insomma. Renzi è tornato più forte che mai e quindi la segreteria si è immediatamente allineata, ma ne abbiamo preso atto già durante l'intervista fatta, rilasciata da Fazio. Noi adesso aspettiamo di poter parlare con il presidente Mattarella, al quale chiederemo, daremo la nostra posizione in merito a questo stallo, e cioè che è quella di ritornare al voto quanto prima possibile. Senta, cosa ne pensa di questo confronto interno al Movimento, al Partito Democratico di questi giorni per decidere cosa rispondere al Movimento 5 Stelle? Guardi, è un confronto di fatto sterile perché Renzi ha già deciso e per il resto quello che io ascolto e ho ascoltato anche questa sera sono il solito mantra, il reddito di cittadinanza e assistenzialismo per stare sedi sul divano, ma è molto semplice. Fare i moralisti con la pancia piena e con le tasche piene, perché il reddito di cittadinanza invece viene definito di cittadinanza proprio perché sostiene i poveri e li sostiene anche per essere reintrodotti nel mondo del lavoro. Questo l'abbiamo detto milioni di volte, sentire offese ancora le persone che si trovano in questo stato di difficoltà da quello che dovrebbe essere anche la sinistra è veramente aberrante, non lo so, ma più che altro è più offensivo per chi lo dice che per chi probabilmente dovrebbe essere insultato da questi, termini. Quindi per il resto, guardi, era una decisione già presa. Io, quello che io vorrei sottolineare è che purtroppo da Fazio io non ho fatto altro che vedere il livore e desiderio di vendetta da parte di Renzi nei riguardi dei cittadini italiani che gli hanno bocciato il referendum. Senta. È un trauma che deve in ogni modo superare prima o poi un uomo giovane per tornare alla vita, perché non si può sicuramente bloccare il paese per 2 anni per una nuova riforma costituzionale quando c'è e noi abbiamo chiesto che si facesse un contratto su dei temi precisi o con la Lega o con il Partito Democratico. Ci sono delle emergenze, lavoro, imprese, tasse, sicurezza. Mi attenda un attimo che lancio la pubblicità e torno subito da lei, un attimo solo. Pubblicità. Parole di Maio, non le ho apprezzate soprattutto quando ha utilizzato verso di noi un tono completamente sbagliato. Non si dice il PD la pagherà. Senta, senatrice, lei dice che siete per tornare subito al voto, ma se si va al voto con questa legge elettorale siamo alle solite, quindi? Io ritengo che i cittadini italiani invece abbiano molto chiaro quello che è successo in questi 60 giorni. È successo che c'è una parte, cioè il centrodestra, il cui leader è evidentemente Salvini che ha vinto le elezioni, ha preferito Berlusconi. Noi abbiamo posto un veto, è vero, abbiamo posto un veto sulla figura di Silvio Berlusconi. Sì, d'accordo. Perché dopo che con tutto il rispetto che si ha per gli elettori di Forza Italia, ma non si può dimenticare che il paladino dell'abbassamento delle tasse ha per esempio fatto l'ultimo aumento dell'IVA che abbiamo dal 21 al 22% grazie a Silvio Berlusconi. Ma senta legge Fornero l'ha votata Berlusconi. Allora è chiaro che noi abbiamo posto un veto su Berlusconi. Mi faccia dire, siccome per governare occorre primo superare il 40%, secondo, per i calcoli di molti sondaggisti, bisogna avere almeno il 12 punti in più del secondo arrivato. Allora voi dovreste arrivare almeno oltre il 45, che francamente, per carità, tutto è possibile nella vita, però lei sa benissimo che è molto complicato. Quindi con questa legge qui ci ritroviamo alle stesse. Allora che si fa? Noi non abbiamo intenzione di dare la fiducia o di sostenere alcun governo che voglia rifare per l'ennesima volta una legge elettorale.
generale, gli italiani non possono stare a sentir parlare di soglie di sbarramento, di preferenze, di leggi uninominali, plurinominali, basta. Abbiamo bisogno di un governo politico forte, sì, ma che vada a parlare per noi, per gli italiani in Europa. Sì. C'è bisogno di un governo forte che prenda delle scelte politiche severe e rigorose per non fare aumentare l'IVA dal 1 gennaio. Senatrice. E questo lo devono decidere gli italiani. Sì, ho capito. Non lo può decidere nessun altro che gli italiani. E noi non possiamo fare altro che affidarci agli italiani. Sì, ma mi scusi, gli va dato modo agli italiani, questo che voglio dirle. A me va bene chiunque, non è che mi interessa che vinca uno o perda un altro. No, lo so. A me non interessa niente. Mi interessa di capire una cosa, che perché gli italiani si esprimano gli va data una legge elettorale tale che sia diversa da questa, perché con questa o si esprimono e mandano il 5 Stelle al 46%, oppure o ci mandano il centrodestra con il secondo più giù del 46, 34 al 32, oppure 12 punti, oppure risiamo alle solite. Quindi vuol dire, o si cambia la legge elettorale, oppure non si riesce a far niente. Questo è il punto, capisci cosa voglio dire? Allora, cambiare la legge elettorale... Guardi, io non è che non avrei voluto una legge elettorale normale. Questa legge elettorale, siamo stati gli unici a non votarla. L'ha votata Salvini, l'ha votata Berlusconi, l'ha votata il Partito Democratico che è stato l'autore. Noi non l'avremmo voluta. Ora, io dico una cosa, se ci mettiamo a parlare di legge elettorale... Questi ci tirano per altri 5 anni e ci inchiodano in Parlamento con gli affari di Berlusconi, gli affari di Renzi, della Boschi, di suo padre, sì, di tutta voi la famiglia, sempre intorno puro, alla legge elettorale, senatrice, esattamente come è stato fatto nel 2013. Nel 2013 la legislatura è partita per la legge elettorale. Se ne sono fatte due, stiamo ricominciando la 18ª parlando di nuovo di legge elettorale? Noi diremmo proprio di no. Va bene, grazie molte. Bisogna parlare dei cittadini e dei temi. Facciamo decidere i cittadini, facciamo decidere loro. È l'unica soluzione. Grazie molte, buonasera, arrivederci. Grazie a voi, buonasera a tutti.